E adesso torniamo a parlarvi di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Che veramente sembra una love story infinita. Sinceramente ormai noi stesse abbiamo perso il conto di quante volte abbiano litigato. E mentre cenavano la coppia sembra avere messo la parola fine alla loro storia d'amore. Ovviamente è probabile che sia l'ennesima fine temporanea, dato che si erano rimessi insieme proprio l'altro giorno, dopo che erano passati 3 giorni che non si stavano proprio parlando. Nelle ultime ore Edoardo Donnamaria è inoltre stato un fiume in piena di parole, ovviamente parlando di Antonella Fiordelisi. Ehi, si è colpa dei miei amici, non può essere mai colpa, riferendosi ad Antonella Fiordelisi numero di punto R. Ieri l'altro ieri ancora. Hai detto che sono freddo e ora ti abbraccio e ti accarezzo. E continua nel suo racconto il popolare volto di forum. Scusami, ma se passi la giornata a litigare con la gente faccio fatica a considerarti, ma se non riesci a capirlo non so che dirti. Non ti preoccupare, ora c'è più pericolo. Antonella cos'è non capisce del fatto che non mi piace e che fai queste cose in maniera plateale. E conclude lo stesso Edoardo Donnamaria dicendo che sicuramente i tuoi genitori ti diranno come ha sbagliato Edoardo con te, come esci da qua. Se sono pazzi come te, sicuramente loro lo sanno perché ti ho evitato per giorni, vieni te lo spiego pure a te. Lo stesso Edoardo Donnamaria poi ha parlato con Milena Miconi e gli ha detto sul caso Oriana che aveva litigato aspramente con Antonella Fiordelisi il giorno prima che Oriana è impazzata perché lei è andata a dire a Sara che Oriana aveva detto a Sara che lei doveva mandare in nomination Sara e non Oriana. Lo so, io penso che loro siano persone intelligenti per capire che lei ha litigato per 4 giorni di fila con chiunque. E continua sempre lo stesso Edoardo dicendo che io più che dire Antonella lascia perdere non fare quella scenata da sola in cucina. E il giorno dopo Tavassi poi Oriana. Se io ti dico che il tuo atteggiamento mi dà fastidio, tu continui a comportarti in quel modo, io mi allontano. Te lo spiego 2 volte, te lo spiego 3 volte, alla quarta ciao. Milena o Cio che ti mette la X, se tu la critichi ti mette la X. Successivamente sempre Edoardo Donnamaria si è sfogato anche con Davide Donadei, a cui praticamente ha ribadito lo stesso concetto espresso a Milena,